Questa iniziativa nasce proprio dall'idea di mettere in contatto il mondo delle aziende, diciamo, virtuose con il mondo dei giovani. Noi partecipare al premio di Wise Society quest'anno è stata l'opportunità perfetta per continuare un percorso che portiamo avanti da tanti anni a livello internazionale e nazionale, in cui per noi la creatività, l'utilizzo delle immagini e dello strumento appunto del video è l'opportunità principale per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. In Acer crediamo molto nella sostenibilità, quindi rompere le barriere tra la gente e la tecnologia e soprattutto la sostenibilità ambientale. Quindi portiamo avanti sempre una mission ben chiara che fa parte del nostro DNA, che è quella di reduce, reuse e recycle, proprio perché i prodotti che abbiamo regalato a questi ragazzi, che abbiamo messo in palio per questi ragazzi, sono dei prodotti costruiti con plastica riciclata. Abbiamo scelto di chiedere a questi giovani di realizzare dei video, perché i video oggi sono lo strumento di comunicazione più d'impatto. L'arte e la creatività da sempre, da quando esistono, dalla notte dei tempi, sono uno strumento potentissimo di sensibilizzazione. Inoltre penso che proprio l'attenzione anche nella realizzazione, cosa che nella nostra scuola si fa sui comportamenti e sull'utilizzo di protocolli green anche a livello di produzione, sia fondamentale. Oggi abbiamo visto tre bellissimi video che sono stati scelti da una giuria tecnica e sono stati votati dal grande pubblico. Abbiamo scelto questi tre per la varietà di concept che sono stati utilizzati. Ci piaceva dare una rappresentazione dallo spot molto corto in animazione al corto più ironico, appunto nei toni della stand-up comedy, fino a uno sguardo un po' più artistico con una narrazione più da videoarte. Chi può fermarmi? Io sono stato contattato da loro proprio perché loro conoscevano questo mio testo che abbiamo poi riadattato insieme per il video. Il testo appunto racconta di questo ragazzo che suo malgrado viene lasciato, ma che resta immischiato in questo ciclo di sostenibilità. La chiave quindi è totalmente ironica, proprio perché crediamo fermamente che attraverso l'ironia anche gli argomenti che sembrano più ostici o a volte respingenti possono arrivare a tutti e a tutti. Siamo stati molto contenti di questo premio, ma ancora di più di tutti i feedback che ci sono stati dati dalle persone che ci hanno detto il messaggio è arrivato, perché per noi questo, la sostenibilità e la giustizia climatica, è veramente fondamentale. Perché d'amore si muore, ma pure di inquinamento.